Che tipo di sorprese ci sono all'interno? Vediamo. Qui c'è una cuffia. Allora, questa qui mi ricorda. Eh, allora, sì, mi ricorda tante cose. Prima, mi ricorda sempre prima della gara, quando magari per concentrarmi, per, per riuscire a entrare nel mio mondo. Facevo, ascoltavo musica e cercavo di concentrarmi per la gara e effettivamente adesso questa attualmente mi ricorda qualcosa di, di qualcosa che sto facendo e quindi il cronista è due anni che faccio il cronista per la MotoGP attualmente insieme a Guido Meda e devo dire che mi diverto molto cerco sempre di essere più possibile me stesso e siccome ho fatto per tanti anni il pilota cerco di essere eh, non ti fare particolarmente per qualcuno ma essere praticamente onesto su tutti. Qui dentro vediamo cosa troviamo qua. Mm. Vediamo, eh, capirossi, sì. capirossi le battaglie credibili che ho fatto con Rossi. Chiaramente. Nella mia lunga carriera ho trovato tanti campioni, eh, Valentino Rossi è stato uno di questi grandi campioni, eh, ho fatto senza dubbio un sacco di battaglie, tante le ho vinte, tante le ho perse, però correre contro di lui è sempre stato entusiasmante, è un pilota che ha tantissimo talento, un pilota corretto e adesso Capi ha smesso di correre, è rimasto solo Rossi. Ora, andiamo a vedere qua, un altro fogliettino. Vediamo. Ah, grandissimo. Tetsuya rada. La cosa incredibile di Tetsuya Arada, effettivamente con lui abbiamo fatto un sacco di lotte, siamo stati nella squadra assieme. C'è stata tanta polemica sull'incidente del 1988. 98, 98, 98. 98 mamma mia. 98 Magari 1998, l'incidente che Praticamente all'ultimo giro, all alla penultima curva del Gran Premio di Argentina c'è stato il contatto e io eh, ho vinto il mondiale e lui è scivolato. Però, eh, secondo me, la cosa più bella da dire di Tetsuya Arada è che attualmente è un mio grandissimo ami amico, vive a Monaco. Le sue figlie, lui ha due figlie bellissime, vanno a scuola con mio figlio e minimo una volta ogni 15 giorni ci troviamo o a casa mia o a casa sua a cena e devo dire che mi ha insegnato anche a cucinare giapponese sono anche abbastanza bravo quindi grazie a Tetsuya. Oh oh. <ride> Beh, il, canguro, il canguro mi ricorda senza dubbio l'Australia 1990 quando ho vinto il mio primo titolo. E devo dire che il primo titolo è quello che rimane nel cuore, perché ero giovanissimo, ancora oggi detengo il record di più giovane campione del mondo. E quindi l'Australia, il canguro. I ricordi sono tanti. Ho vinto tante gare in Australia, una pista che mi piace molto, Philip Island, e mi ha portato fortuna. L'emozione è ancora fortissima. Ogni tanto mi capita di vedere foto dell'epoca, arrivare giovane il primo anno di mondiale, ero veramente un ragazzino negli anni 90 non c'erano tanti ragazzi giovani. Adesso è più normale vedere piloti giovani che corrono. All'epoca non ce n'erano tantissimi. E quindi è bellissimo, ero giovane, ero riuscito veramente a arrivare in, in cima al mondo, perché io amavo le moto, ho sempre amato le moto fin da bambino e riuscire a coronare, diciamo, un sogno, cioè di vincere, poi soprattutto a quell'età, quindi ricordi bellissimi. Vediamo, vediamo cosa c'è qua. Una t-shirt, vediamo. Eh. Questa è una t-shirt uh, che mi, mi stringe il cuore perché mi ricorda senza dubbio un mio grande amico che purtroppo non c'è più, Marco Simoncelli, e devo dire che ho seguito sempre molto la carriera di questo pilota, questo pilota che aveva un grande cuore, una grandissima passione. Nel momento che decise di passare in MotoGP era ancora giovane e soprattutto era inesperto. Io l'ho aiutato molto e in tantissime occasioni me lo portavo dietro. cioè Uscivo in pista e gli dicevo sempre: Vieni con me, ti faccio vedere dove devi passare, dove devi, come devi guidare. E lui ringraziava sempre e dico solo che, che ci manca perché sarebbe stato senza dubbio il futuro della MotoGP, perché di talento ne aveva molto, era nella squadra giusta, era con la moto giusta. Purtroppo non c'è più e questa è una parte triste anche del nostro sport. Onestamente dico che io avevo già deciso di smettere nel 2011. Lui l'incidente l'ha avuto proprio una gara prima dell'ultima, Sepang 2011 è stato, stato un momento bruttissimo della mia carriera difficilissimo perché la gara successiva l'ultima gara a Valencia eh, insieme al papà ho deciso di onorare il suo numero eh, per, per fargli finire il campionato anche a lui quindi ho corso la mia ultima gara della carriera con il numero 58, il numero di Marco e devo dire onestamente l'ultima gara di Valencia è stata la gara più brutta e difficile della mia carriera perché sapevo che quella era la mia ultima gara, avevo perso un amico una gara prima, quindi avevo paura. E nello sport se hai paura è tutto più difficile. E, e niente, la gara l'ho finita, la mia carriera da pilota è finita e comunque Marco ce l'ho sempre nel cuore e la moto col numero 58 che ho corso a Valencia ce l'ho a casa. due cubettini. Ah sì, bellissimo. Li attacchiamo insieme, questo significa le mie 22 stagioni che ho fatto nel Mondiale. E 22 stagioni consecutive nel, nel Mondiale, gareggiato un sacco di gare, 328 Gran Premi, mi è mancato un podio per arrivare a 100 podi. E 22 anni penso che solo un pilota forse potrà raggiungermi. E stiamo parlando sempre di quel capi rossi, solo il rossi che è rimasto, perché anche lui ha ancora tantissima voglia, va fortissimo, e lì, lì in scia, quindi potrebbe battermi i miei 22 anni. Speriamo di no. Però, in bocca al lupo a lui, bello 22. Questa, ah, questa è difficile, una bottiglia d'acqua. Ai ai ai, ci sono arrivato. Allora, una bottiglia d'acqua che bevi quando hai sete. Ma sete non significa che uno deve bere dell'acqua, ma significa anche un mio ex compagno di squadra del 2006. Nel 2006, eh, il mio amico sete, devo dire che partiamo dal presupposto che è un mio amico, attualmente è ancora un mio amico, e lo è stato anche dopo l'incidente di Barcellona. Però il 2006 era una stagione eh, fino a Barcellona ottima, perché stava andando tutto veramente molto bene. Poi quella maledetta partenza del Gran Premio di Barcellona, c'è stata quel, quella confusione proprio alla prima frenata della prima curva. Sete è arrivato un po' lungo e ha centrato me Melandri e siamo caduti veramente abbiamo fatto il gruppone, un incidente bruttissimo. Io purtroppo mi sono anche fatto un po' male in quell'incidente. Ero a Barcellona, ero in testa ancora al campionato e quell'anno poteva essere un anno importante per portare a casa il titolo in MotoGP GP. Però poi, dopo quella gara, ho perso un po' di gare, ho perso il mondiale per pochi punti, però non c'è problema. Le gare sono fatte così: può capitare, siete è sempre un mio amico, anche se questa ce l'abbiamo dopo. E comunque va bene, io mi ritengo comunque fortunato. Ho avuto una carriera lunghissima con tanti successi. Però il 2006 era lì, lì vicino. Era lì vicino. Siete stati molto bravi a trovare tutte le cosine. Una cintura di sicurezza. Una cintura di sicurezza, cosa mi può ricordare? Visto che adesso fai anche il consulente. Ah, bravissima! Ecco, una cintura di sicurezza. Faccio praticamente... Sono, lavoro nella sicurezza di tutti gli autodromi. Insieme a Franconcini omologhiamo circuiti nuovi, stiamo lavorando su tanti circuiti. Devo dire che la Safety Commission la, la, diciamo, è stata creata nel 2003, dopo sempre e purtroppo l'incidente di Kato proprio in occasione del Gran Premio di Suzuka. Da quel momento io e Valentino Rossi ci siamo messi insieme e abbiamo detto: Ok, dobbiamo creare un'associazione per cercare di tutelare un pochino di più i piloti. E da quel momento, stiamo parlando veramente del 2003 tutti i venerdì alle 5 di pomeriggio 5 e mezza facciamo questa safety commission eh, e io e Valentino non siamo mai mancati a un appuntamento in questi ultimi 12-13 anni e devo dire che in questi 12-13 anni eh, sono cambiate un sacco di cose in bene sono stati investiti parecchie centinaia di milioni di euro nello sviluppo nella sicurezza dei circuiti sta andando bene devo dire che abbiamo dalla nostra parte anche la Dorna in particolare Carmelo Speleta che ci ha sempre aiutato. E la sicurezza è qualcosa di essenziale, soprattutto in previsione dei giovani che arriveranno a fare il nostro fantastico sport. E quindi sono contento e sono contento di dare un contributo importante ai piloti che ci sono e a quelli che verranno. Le candeline, noi, noi, sono, stato, sono stato tirchio anche sotto quel punto di vista perché devo dire che ho cercato una compagna, una moglie che compie gli anni praticamente il giorno dopo di quando li compio io, mio figlio li compie un giorno prima di quando sono nato io, quindi noi facciamo una festa unica, cominciamo il 2 e finiamo il 5 mattina. Quindi Abbiamo i compleanni vicinissimi, e il 2, il 4 e il 5 di aprile, tutti. Io dico che per riuscire ad avere una carriera comunque lunga è importante anche avere la fortuna di circondarsi di persone comunque importanti, a partire dalla mia famiglia che mi è sempre stata vicina: mio padre, mia madre e mia moglie. Mia moglie ci siamo conosciuti quasi per caso. A Sanremo nel 1999 a una festa, e in quell'occasione ho conosciuto mia moglie. E di lì poi è nata una storia fantastica e lei mi è sempre stata molto vicina, mi ha sempre spronato nel migliorare, nell'allenarmi. Poi nel, nel 2007 è arrivata, è arrivata la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, molto di più di un titolo, due o dieci titoli: mio figlio. Riccardo, adesso ha otto anni e sono felicissimo che non gli piacciono le moto, le moto è la mia vita e sarà sempre la mia vita, io non posso fare senza di una moto, però lui sono contento che faccia qualcos'altro e niente siamo una famiglia felice e sono contento, quindi noi tre.